All'Aquila, una campionessa olimpica, la judoka Rosalba Forciniti, ospite della Jiu Jitsu Academy e della Palestra Attiva. Uno stage con i piccoli del judo e con gli atleti più grandi. Ragazza alla mano e con la faccia pulita, si allena come se fosse una sportiva qualsiasi tra la gente, si ferma per fare foto con tutti, mette a disposizione la sua esperienza da grande judoka. Un palmarès ricco di successi e ori, anche se per lei le medaglie più belle sono stati i figli. Io ho avuto un momento di pausa perché ho ricevuto le medaglie più belle, insomma, che una donna possa avere, che sono i miei due figli, ed è stato, tra virgolette, una costrizione a rimanere lontano dal tatami, perché comunque ho scelto di dedicare del tempo a quelli che sono i miei figli, e tornassi indietro lo rifarei mille altre volte ancora. E detto ciò, non è facile conciliare quello che è il lavoro, quindi io la mattina mi sveglio, vado in ufficio comunque a lavorare, e torno a casa, devo fare la mamma, poi vado in palestra, faccio un sacco di cose, ci vuole un grande spirito di organizzazione, quello poco mi assicuro. Lontana dall'attività agonistica per dedicarsi a loro, la Forciniti ora è tornata e si divide tra lavoro, un carabiniere, famiglia e duri allenamenti. Allenamenti molto intensi, pomeriggi in palestra per arrivare pronta ai prossimi impegni sportivi. L'impegno più imminente, diciamo quello più importante, è la convocazione con la nazionale per la partecipazione al campionato d'Europa, dove spero di partecipare a fine aprile a Tel Aviv. La Forciniti è stata anche definita l'atleta più sexy, ma lei in questo ruolo non ci si riconosce affatto. Zero. Non mi sento per niente sexy, sono sincera. Mi sento la judoka sì, può essere, sicuramente può essere sexy, però non è un linguaggio che, cioè non è un aggettivo che mi appartiene e mi ha mai appartenuto, credo. Almeno quando io mi guardo allo specchio non dico sono sexy. Magari ogni tanto quando mi sedo dico oggi sto bene, sono carina, ma non sexy. Mi vedo più un maschiaccio che una donna sexy.